sono indagati per omicidio. I genitori del neonato morto domenica sera, per le lesioni riportate nell'apertura dell'airbag, per effetto del tamponamento dell'auto, ad un semaforo alla periferia della città di Pisa. A pesare è la mancata disattivazione dell'airbag del lato passeggero. Dopo aver sistemato, proprio sul sedile accanto alla guida, l'ovetto con il piccolo Brandon. Una violazione dell'articolo 172 del codice della strada, che potrebbe portare gli inquirenti a contestare anche l'omicidio colposo stradale. Un atto dovuto, dicono dalla procura, perché i genitori possano così nominare un perito per l'autopsia che si svolgerà nei prossimi giorni. E a quel semaforo pedonale sono ancora evidenti i rilievi del tamponamento tra le quattro auto, proprio quella del padre di Brandon. È l'ultima a tamponare, molto probabilmente per un attimo di distrazione, guardando proprio il piccolo. Non ha visto che davanti a sé le auto si erano tamponate. Da qui, in un attimo, l'apertura dell'airbag e per il piccolo è iniziata la tragedia. E con il passare delle ore dall'incidente sono tanti i fiori e i messaggi che la gente rivolge al piccolo. Tra i più toccanti, quello di Gaia che dice: un piccolo pensiero a te, che ora sei un angelo tra le braccia di Gesù. Vigila su noi piccoli.